Si affrontano al vecchio comunale di Montorio al Vomano per la quarta giornata del campionato di promozione Girone A, Montaurei e Ponte Vomano. Una sfida vincente, suggestiva, anche perché è la prima volta che le due formazioni si affrontano nella loro storia. Ed è comunque un derby perché i due paesi distano soltanto 15 km l'uno dall'altro. Entrambe le squadre a caccia della prima vittoria stagionale. Nei primi minuti bene il Ponte Vomano con un affondo di Piccioni, poi ci prova anche Pellone, ma il suo destro è da dimenticare. Primo tempo degli uomini di casa di Mister Palandrani, vedremo come sia da incorniciare. Prima occasione al decimo quando un destro a giro di Aristeo finisce di poco alto. Poi Spedini dà in là la manovra, Monaldi mette al centro per il colpo di testa di De Carolis, devia in angolo Di Martino. Il gol arriva grazie a un pressing insistito di Monaldi e Gianluca, quest'ultimo dà un assist perfetto allo stesso Monaldi che di sinistro trafigge Di Martino. 1-0 Montaurei, che è iniziato fortissimo il primo tempo. Di Rocco mette in evidenza le sue doti balistiche, in angolo devia Di Martino. Minuto 36, Montaurei incontenibile, qui gran tiro di Spedini, palla che danza nell'area piccola, nessuno ribadisce in rete dopo la respinta di Di Martino. Affonda la Roberto Carlos di Ivano Pigliacelli, che mette al centro una palla bellissima per Gianluca, che deve tutto solo depositare in rete. 2-0, super Montaurei nel primo tempo. Tutt'altra ripresa, la squadra di Capparella deve aver riordinato un po' le idee, subito si fa vivo con Pellone, che da due passi spara alto, poi ancora il giovane attaccante Pellone, riaccorcia le distanze con un bel sinistro, dopo un'azione concitata al centro dell'area di rigore. Vigi con le vecchie ci prova da calcio piazzato, la sua specialità, facile impresa, Manizzi, portierino classe 98, devia al lato da due passi Barlafante, l'azione di calcio d'angolo, ma poi sfrutta benissimo l'assist di Piccioni e mette dentro un gol da grande vero attaccante, 2-2 davanti agli occhi della TBR Morrese. A 10 dal termine l'episodio che decide la gara. Un rimpallo, un rinvio di De Carolis fa finire il pallone, secondo il direttore di gara, sul braccio di Ivano Pigliacelli. Grandi proteste, ma rigore assegnato, si incarica Luigi Collevecchio, non sbaglia, 3-2, rimonta e completata. Montaurei negli ultimi minuti però meriterebbe assolutamente almeno il pareggio, ci prova inserendo Triponi e Nallira. Qui lo stesso Triponi ha un'ottima opportunità, Di Martino, conclusione forte ma centrale, ancora Nallira, slalom, poi conclude di destro, facile stavolta per Di Martino, l'ultima occasione sui piedi di De Carolis da fuori, devia in angolo, ancora un super Di Martino. Nel finale gol annullato al neoentrato Fasciocco. L'ultima azione della gara è una mischia in area Ponte Vomano, ma la gara finisce qui, 3-2 Ponte Vomano che spugna l'ostico campo del Montaurei e centra la sua prima vittoria stagionale, esce comunque a testa altissima la squadra di casa. Sì, siamo con Guizzetti Osvaldo, direttore generale del Montaurei, e partiamo subito dall'episodio, una partita diciamo sconfitta per un rigore dubbio, cosa ne pensa? Guarda, penso che le immagini tanto si vedranno, sicuramente quest'anno forse la terna arbitrale ci condanna come matricola, ci sono stati episodi a nostro favore, diciamo lo stesso episodio che è successo qui oggi al campo di Parruzzane contro il Ponte Vomano, dove a noi il rigore non è stato dato, mentre invece al Ponte Vomano è stato a mio avviso regalato. È normale che io sono di parte, però certe partite non credo che non si possano commettere questi errori, anche se il Ponte Vomano nel secondo tempo ha interpretato sicuramente molto meglio di noi la partita e si è portato sul due pari.
Sicuramente abbiamo qualcosa da recriminare, penso che alla fine per il gioco che si è visto un pareggio poteva essere il risultato giusto, però purtroppo il calcio oggi ci condanna, ma penso che qualcosa a livello di terno arbitrale va rivisto, perché stiamo parlando comunque di un campionato di promozione. Sì, al di là dell'episodio comunque è stata una partita maschile ben combattuta da due belle squadre che ancora stavano cercando la prima vittoria. Il punto comune hanno avuto la meglio, voi ancora adesso dovete andare alla ricerca della prima vittoria, però abbiamo visto una squadra che comunque sta messa bene in campo, ecco. Guarda, sulle quattro partite che abbiamo fatto sicuramente, anche vedendo alcune immagini di alcune riprese che sono state fatte, noi penso che ancora continuiamo a esprimere un buon gioco e non meritiamo di avere il punto che abbiamo in classifica, però il calcio è questo, purtroppo come avevo detto già all'intervista di domenica scorsa, nel calcio ci vuole un grosso fattore che è il fattore C, in questo momento non ce l'abbiamo. Chi combatte contro di noi, quindi l'avversario che andiamo a affrontare la domenica, sicuramente sia per il gioco espresso che per la fortuna, ha sempre il risultato pieno. Speriamo che prima o poi la dea bendata se lo tocca anche con noi, anche se oggi, come hai detto tu, è stata sicuramente una bella partita, un 2-0, 3-2, una partita combattuta e comunque è sempre un derby, perché Montorio Ponte Romano è stato sempre un derby, è sempre una partita dove è normale che ci possa essere un gioco maschio. Ecco, Montaurei neopromossa, primo anno diciamo in questo campionato di categoria, ecco, di promozione. Qual è il ruolo di questa Montaurei? Diciamo, una matricola, un outsider? Come... Guarda, noi ci definiamo una matricola che sicuramente deve quest'anno capire come il campionato e deve raggiungere l'obiettivo prefissato, quello di arrivare alla salvezza il prima possibile. Certo, in questo momento purtroppo le cose ci stanno dicendo male e non siamo in quota salvezza. Il campionato è lungo, sicuramente se continueremo a dimostrare, a giocare come stiamo facendo, abbiamo fatto oggi, ma abbiamo fatto anche tutte le altre domeniche, i punti verranno sicuramente. Qualcosa da migliorare c'è, perché qualche volta abbassiamo la guardia, forse ancora non riusciamo a renderci conto che il campionato di promozione è un campionato diverso e quando abbassi la guardia qui ti puniscono. Niente, siamo passati in svantaggio di due gol e riprenderla era molto, molto difficile. Niente, ci siamo rimessi sotto, abbiamo continuato a giocare tranquillamente, abbiamo cambiato qualcosina in mezzo al campo e con la voglia di vincere siamo riusciti ad ottenere questi tre punti veramente, veramente importanti sia per il morale che per la classifica. Ma diciamo che Montaurei, una volta che è passato col doppio vantaggio, è normale che non ha saputo secondo me gestire la partita, però anche per meriti nostri, che veramente siamo entrati nel secondo tempo con una cattiveria spaventosa e con una voglia di recuperare i risultati, perché fino a lì avevamo visto purtroppo non tanto gioco ma tante interruzioni di gioco che purtroppo questo campo non ti permette tanto di giocare palla a terra, però noi siamo stati bravi anche a giocarla oggi, la squadra mi è piaciuta tanto anche sullo svantaggio di due gol, purtroppo è normale, i due gol di svantaggio ammazzano tutti, noi siamo stati bravi a reagire e ad ottenere questi tre punti. Ecco mister, svelaci il dietro le quinte, cosa hai detto fra il primo e il secondo tempo per questa reazione di orgoglio, ragazzi? Ma no, queste sono cose che ogni allenatore se le tiene per sé e l'importante è che ho visto la reazione della squadra, poi è andata anche bene e sono contento per chi è entrato, perché nessuno si deve sentire in disparte, perché veramente è una squadra importante, anche chi va in tribuna, oggi ho mandato quattro ragazzi in tribuna con molto dispiacere, però questi ragazzi veramente durante la settimana mi danno tanto e troveranno anche loro tanto spazio. Sì, un Ponte Romano che è attrezzata per fare grandi, cioè per avere grandi ambizioni in questo campionato di promozione che non è mai facile. Con i vari nomi, ecco, uno su tutti con le vecchie, oggi adoro il terzo gol, apro e chiudo parentesi, nonostante fa molto piacere per lo sport, i suoi ex tifosi oggi sono venuti a farle il tifo. Ecco, vi dicevo, grande squadra, grande rosa, ecco, le ambizioni confermano la nostra teoria? Ma io direi che è una squadra, una buona squadra dove stiamo cercando di ottenere il massimo soprattutto durante gli allenamenti, perché poi vincere non è semplice, ne vince soltanto una. E diciamo che siamo strutturati con giocatori importanti, ma i nomi non fanno la differenza, ma la differenza la fa chi corre in campo. Ok, grazie, in bocca al lupo. Grazie.